La pace dei santi sia con voi. Il 13 maggio la Chiesa celebra la memoria della Beata Maddalena Albrici, Vergine. La Beata Maddalena nacque a Como verso il 1415. Entrò a Brunate in una casa religiosa istituita sotto la regola di Sant'Agostino, che fu da lei trasformata in monastero sotto il titolo di Sant'Andrea, ma sempre obbediente alla regola agostiniana. Innamorata della spiritualità di Sant'Agostino, le stava a cuore appartenere all'ordine e stare nella sua giurisdizione. Nel 1455 la Congregazione Agostiniana di Lombardia accolse la comunità sotto la sua giurisdizione. Papa Pio II, il 16 luglio 1459, approvò in modo definitivo tale aggregazione. La Beata Maddalena fu una propagatrice della vita agostiniana e ricondusse all'ordine molte giovani che vivevano da sole nelle proprie case e alcuni terziari accolti nei pressi di Como. Sempre desiderosa di obbedire più che di comandare, infervorava le consorelle a lei soggette alla perfezione delle virtù. Morì nel maggio del 1465. Il Papa San Pio X confermò il suo culto nel 1907. Le sacre reliquie della Beata Maddalena sono custodite nella chiesa di Brunate. Buon onomastico a tutti coloro che portano il nome della Beata Maddalena ed auguri a quanti il 13 maggio festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza. Andiamo ora a conoscere la storia della Madonna di Fatima nel giorno in cui la Santa Chiesa Cattolica celebra la memoria della sua prima apparizione, il 13 maggio 1917, di cui quest'anno celebriamo i 100 anni dell'apparizione. Regina Cieli, letare, alleluia. Dal santuario della Madonna di Campoè a Caglio, in provincia di Como, vogliamo oggi conoscere la Beata Vergine Maria, come la festeggia la Chiesa il 13 maggio, ricordando la sua prima apparizione in Cova di Iria a Fatima. Dopo le apparizioni di rilievo della Vergine Maria verificatesi durante il XIX secolo alla Salette nel 1846 e a Lourdes nel 1858, la Madonna apparve nel 1917, la prima volta nel XX secolo, a Fatima in Portogallo. In tutte queste apparizioni, come pure nel 1432 a Caravaggio e nel 1531 a Guadalupe in Messico, la Vergine si rivolse a ragazzi o giovani di umili condizioni sociali, per lo più dediti alla pastorizia, indicando così la sua predilezione per le anime semplici e innocenti, a cui affidare i suoi messaggi all'umanità peccatrice, invocandone il pentimento, esortandola alla preghiera, chiedendone la consacrazione al suo cuore immacolato e la riparazione alle offese fatte al Divin Figlio. Nel 1916, fra aprile ed ottobre, tre bambini, Lucia, Giacinta e Francesco, stupiti, furono testimoni di un fenomeno prodigioso. Apparve loro un angelo sfavillante di luce che si qualificò come l'angelo della pace e che li invitò alla preghiera. Le apparizioni furono in tutto tre. Domenica 13 maggio 1917, i tre bambini, che erano cugini, dopo aver assistito alla Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Fatima, tornarono per prepararsi a condurre al pascolo le loro pecore. Il tempo primaverile era splendido e quindi decisero di andare questa volta fino alla cova di Iria, una grande radura a forma di anfiteatro, delimitata verso nord da una piccola altura.
Mentre allegri giocavano, nel cielo apparve un bagliore come lampi di fulmini, per cui, preoccupati per un possibile temporale in arrivo, decisero di ridiscendere la collina per portare il gregge al riparo. A metà strada, dal pendio, vicino ad un leccio, la luce sfolgorò ancora e pochi passi più avanti videro una bella signora, vestita di bianco, ritta sopra il leccio. Era tutta luminosa, emanante una luce sfolgorante. Si trovarono a poco più di un metro e i tre ragazzi rimasero stupiti a contemplarla, mentre per la prima volta la dolce signora parlò loro rassicurandoli: «Non abbiate paura, non vi farò del male». Il vestito della bella signora era fatto di luce e bianco come la neve. Aveva per cintura un cordone d'oro, un velo merlettato d'oro le copriva il capo e le spalle, scendendo fino ai piedi come un vestito. Dalle sue dita, portate sul petto in un atteggiamento di preghiera, penzolava la corona del Santo Rosario, luccicante, con una croce d'argento. Sui piedi erano poggiate due rose. A questo punto, la più grande di loro, Lucia, chiese alla signora: «Da dove venite?» La bella signora rispose: «Vengo dal cielo». E Lucia riprese: «Dal cielo? E perché è venuta lei fin qui?» La Vergine rispose: «Per chiedervi che veniate durante i prossimi 6 mesi, ogni giorno 13, a questa stessa ora. In seguito vi dirò chi sono e cosa desidero. Ritornerò poi ancora qui una 7ª volta. Lucia chiese alla bianca signora se loro sarebbero andati in cielo e la Vergine rispose di sì. Quindi la Vergine poi chiese: «Volete offrire a Dio tutte le sofferenze che Egli desidera mandarvi in riparazione dei peccati dai quali Egli è offeso e per domandare la conversione dei peccatori?» La risposta dei bambini fu meravigliosa: «Sì, lo vogliamo». Quindi la Vergine concluse dicendo: «Allora dovrete soffrire molto, ma la grazia di Dio sarà il vostro conforto». E dopo aver raccomandato ai bambini di recitare il Santo Rosario tutti i giorni per ottenere la pace nel mondo e la fine della Prima Guerra Mondiale, la bianca signora cominciò ad elevarsi e sparì nel cielo. Lucia, durante tutte le apparizioni, sarà quella che converserà con la bella signora. Giacinta la vedrà e udirà le sue parole, ma senza parlarne. Francesco non l'udrà, ma la vedrà solamente, accettando di sapere dalle due bambine quello che la signora diceva. Il 5 maggio 1917, 8 giorni prima, Papa Benedetto XV, visto il perdurare della sanguinosa Prima Guerra Mondiale, scoppiata nel 1914 in Europa, aveva invitato i cattolici di tutto il mondo ad unirsi in una crociata di preghiera per ottenere la pace per intercessione della Madonna. E l'apparizione a Fatima sembrò la risposta della Vergine a tale iniziativa del Santo Padre. Nell'apparizione del 13 giugno, la bianca signora raccomandò di recitare il Santo Rosario tutti i giorni, rivelò le sofferenze del suo cuore immacolato per gli oltraggi subiti dai peccati dell'umanità, disse che Giacinta e Francesco sarebbero andati in cielo a breve, mentre Lucia sarebbe restata nel mondo per far conoscere e amare il suo cuore immacolato. Nell'apparizione del 13 luglio 1917, Lucia le chiese di dire chi era
e di fare un miracolo affinché tutti potessero credere. La Signora assicurò: continuate a venire qui tutti i mesi. Ad ottobre dirò chi sono, quello che voglio, e farò un miracolo che tutti potranno vedere per credere. E in questa occasione la Bianca Signora aprì le mani come le altre volte, da dove uscì un raggio di luce che penetrò nella profondità della terra, e per un attimo i tre veggenti ebbero la visione spaventosa dell'inferno. In questa terza importante apparizione vi furono anche messaggi basilari che la Signora trasmise ai veggenti con la consegna del silenzio e che Lucia svelerà per obbedienza nel 1941 le prime due parti, che riguardano la salvezza delle anime e la devozione al cuore immacolato di Maria, mentre la terza parte rimase avvolta nel mistero per 83 anni. Solo ai sommi pontefici fu svelata, finché il terzo segreto di Fatima non è stato rivelato dalla Chiesa nell'anno 2000. Ancora la Bianca Signora disse che era necessaria la consacrazione della Russia al suo cuore immacolato e la comunione riparatrice dei primi sabati di 5 mesi, se si voleva la pace nel mondo. La guerra stava per finire, ma un'altra peggiore poteva cominciare, con fame, miseria e persecuzioni contro la Chiesa e il Papa. Concluse dicendo: quando recitate il Santo Rosario, dite alla fine di ogni decina: o Gesù mio, perdonate le nostre colpe, preservateci dal fuoco dell'inferno, portate in cielo tutte le anime e soccorrete specialmente le più bisognose della vostra misericordia. Il 13 agosto 1917 non ci fu l'apparizione, perché i tre ragazzi furono impediti ad andarci dal sindaco del paese, fortemente anticlericale. La domenica successiva, 19 agosto, i tre bambini ebbero la bella sorpresa di vedere la Madonna, che volle così placare la loro angoscia per aver saltato l'appuntamento del 13 agosto. In questa occasione la Vergine chiese che fosse eretta una cappella sul luogo delle apparizioni con le offerte lasciate dai pellegrini. Il 13 settembre la Signora apparve di nuovo ai tre pastorelli. Anche questa volta la Bianca Signora promise che il 13 ottobre avrebbe fatto un miracolo per tutti. Poi sparì in un globo luminoso che, partendo dal Lecco, si elevò verso il cielo. Il 13 ottobre fu un giorno scuro e freddo. La pioggia cadde copiosamente, mentre la gran folla di pellegrini cercava di ripararsi alla meglio. Anche questa volta, appena apparsa la Bianca Signora, Lucia domandò: Signora, chi siete e cosa volete? E lei subito rispose: io sono la Signora del Rosario. Voglio una cappella costruita qui in mio onore, che continuino a recitare il Rosario tutti i giorni. La guerra finirà e i soldati torneranno presto alle loro case. Gli uomini non devono offendere il Signore, che è già troppo offeso. La Vergine Maria a questo punto aprì di nuovo le mani e lanciò un raggio di luce in direzione del sole. E mentre lei si elevava verso il cielo, i tre veggenti poterono così vedere accanto al sole i tre membri della Santa Famiglia: Gesù Bambino, San Giuseppe e la Madonna. In pochi attimi ebbero anche la visione di un uomo adulto che benediceva il mondo, e la Madonna che a Lucia parve essere la Madonna addolorata. E infine una terza scena, in cui vi era la Madonna del Carmelo con lo scapolare in mano. Alla fine
avvenne lo strepitoso prodigio del sole. Quando tutto ciò finì, gli abiti di tutti, prima bagnati dall'insistente pioggia, erano perfettamente asciutti. Alla cova di Iria la Madonna era veramente apparsa e si era manifestata con un miracolo visto dai presenti, stupiti e terrorizzati. Il 13 ottobre 1930 il vescovo dichiarò degne di fede le visioni dei bambini alla cova di Iria, autorizzando il culto alla Madonna di Fatima. Il 13 maggio 1931 l'Episcopato portoghese, secondo il messaggio di Fatima, fece la prima consacrazione del Portogallo al Cuore Immacolato di Maria. Il 31 ottobre 1942 Papa Pio XII, in un radiomessaggio, consacrò il mondo al Cuore Immacolato di Maria. E il 7 luglio 1952 consacrò a Maria i popoli della Russia, come aveva chiesto la Bianca Signora a Fatima. I papi, attraverso loro delegati o recandosi personalmente in pellegrinaggio, come fece il beato Papa Paolo VI il 13 maggio 1967 in occasione del 50° anniversario delle apparizioni, o come fece San Giovanni Paolo II il 13 maggio 1982, un anno esatto dopo l'attentato subito in Piazza San Pietro, il cui proiettile è tuttora incastonato nella corona della statua in segno di riconoscenza, i papi hanno additato Fatima come un faro che ancora oggi continua a gettare la sua luce per richiamare il mondo disorientato verso l'unico porto di salvezza. Fatima, dunque, non vuole essere uno spauracchio per l'umanità, né un'occasione forte per gente morbosamente curiosa e assetata di catastrofi. Vuole essere invece un invito alla speranza, che nasce dalla certezza che Dio vuole il nostro bene ad ogni costo. Alla Vergine di Fatima affidiamo il cammino di pace nei cuori, nelle famiglie, nella comunità, nella Chiesa e negli Stati. E chiediamo a lei di donare ai discepoli del suo Figlio Gesù Cristo il coraggio e la costanza di recitare tutti i giorni il Santo Rosario, la dolce catena che ci annoda a Dio, come dice la supplica alla Madonna di Pompei. Alla Vergine di Fatima affidiamo ancora una volta al suo Cuore Immacolato tutta l'umanità.